Siccome ci troviamo a casa, intanto questa qua alle mie spalle è la sorellina di Panita. Volevo farvi vedere praticamente il nuovo autoradio di Panita che tra l'altro sto specchietto praticamente, me l'hanno preso avanti a Livigno. Manca un pezzettino qua, me l'hanno proprio arrancato via, è passato un fuoristrada, ma è una mina incredibile. Ho montato il nuovo autoradio su Panita, alcuni di voi mi hanno scritto come funziona, come non funziona eccetera, quindi oggi voglio farvelo vedere dato che siamo a casa e non abbiamo niente da fare. Nei prossimi giorni voglio portarvi in uno dei posti secondo me più belli al mondo. C'ha i suoi anni ma non sembra, sembra che ha 12 anni questa macchina, è con me da quando ho fatto 19 anni. Vabbè, andiamo sul mezzo importante qui, dai. Allora, siamo saliti su un basso cappello che mi ha rotto la minchia. Devo pulirlo assolutamente nei prossimi giorni perché è lozzissimo e non si può vedere. Ieri ci ho portato sopra ogni cosa. Sul Monte Argentario pioveva, c'era un po' di merdina in terra, quindi ho fatto una bella pulizia qua, Gli fa un po' schifo. Comunque, siamo nei piani davanti del nostro panitone. Adesso vi faccio vedere il nuovo autoradio nei minimi dettagli. La recensione voleva farla il Super Cody, ma ha sonno e quindi tocca farla a me. Questo è il display, praticamente è grosso così, più o meno sono 20, 21, 22 centimetri, una roba del genere. Per accenderlo devo per forza mettere in moto il camper perché altrimenti rimaneva sempre in stand by e abbiamo dovuto fare una modifica che una volta girato il quadro praticamente si spegne. Mettiamo direttamente in moto il camper perché sennò mi va a interrompere la batteria. Ok, qua c'è subito praticamente il logo Fiat, potete mettere qualsiasi logo, mio papà voleva che mettessi quello della Ferrari però mi sembrava un po' too much, quindi ho messo quello. È su base Android, quindi non è CarPlay eccetera come avevo scritto nel video, diciamo tra virgolette CarPlay, ma non è proprio CarPlay. Come vi avevo detto praticamente nel video dove l'ho montato, ve lo lascio qua in alto pinnato nelle schede se non l'avete visto, me l'ha regalato mio papà quando è nata a Napoli. Ora non so come funziona bene i mercatini di Napoli e tutte ste robe qua, ma effettivamente vendono anche queste cose. Pensavo fosse una roba super mega intrippata, nel senso poco fluido, poco gestibile, e mi sbagliavo. Allora, questa è la schermata, diciamo, principale del nostro CarPlay, chiamiamolo così. Una volta su questa schermata, praticamente sulla sinistra abbiamo tutti i tasti di gestione e qua abbiamo il navigatore. Quindi ha già un navigatore preimpostato suo, quindi Sygic, molto molto veloce, molto reattivo al tatto. In questo punto abbiamo la radio, ovviamente, quindi tutte le varie stazioni. Abbiamo il Bluetooth, quindi tutte le funzionalità del mio telefono, quindi se volessi chiamare qualcuno qua posso tranquillamente farlo. Non vado su queste schermate qua perché ci sono comunque dati miei, nel senso contatti, chiamate, eccetera, spero capiate. Qua possiamo mettere la musica direttamente da Spotify, quindi compare qua l'album con l'artista eccetera, molto molto comodo. Abbiamo, saltiamo un attimo Apple. Saltiamo, che cazzo ha suonato? No, scusa Cody, sono stato io, ho sbagliato. In questo punto abbiamo Music, quindi adesso stoppo un attimo. Praticamente lui all'interno ha una sua libreria, altrimenti attraverso queste chiavettine che sono posizionate qua in basso, una qui e una qui, mettendo la chiavetta abbiamo la possibilità di ascoltare musica attraverso la chiavetta, quindi molto comodo anche questo. Qua ci sono tutti i settaggi chiaramente di questo dispositivo qua, chiamiamolo così. Andando su app, praticamente diventa come un CarPlay, come potete vedere è un vero e proprio CarPlay, non so se ce l'avete presente, però funziona un po' così. Qua abbiamo tutte le cose necessarie e scorrendo in là abbiamo il Play Store dove poter scaricare effettivamente le app. Chiaramente ora non sono connesso quindi non mi fa fare assolutamente niente, però connettendolo possiamo andare a scaricare effettivamente tutte le app. Adesso nella prossima pagina vi faccio vedere che app ho scaricato. Questo è il suo navigatore, quindi quello già preinstallato che vi ho fatto vedere prima, altrimenti anche Google Maps che è molto comodo, come potete vedere è proprio il classico Google Maps originale, quindi veramente veramente comodo, vedete. E questa qua, per dire, l'ho scaricata io, quindi Rai Play, anche se non serve perché quando siete a guidare non è che potete mettervi lì a guardare, però se magari c'è il passeggero, in questo caso Cody, e vuol vedersi Rai 1 se lo può vedere. Poi questo qua è un'altra app che ho scaricato io che mi dà gli autovelox, quindi cliccando lì, connettendolo a internet, mi dà tutti gli autovelox aggiornati in tempo reale nella zona in cui sono. E
qui invece io ho scaricato YouTube, quindi connettendolo praticamente c'è proprio l'app di YouTube vera e propria. Inoltre, andando sul setting del dispositivo, possiamo andare come un vero e proprio tablet, vedete, proprio le impostazioni Android, possiamo andare a scegliere tutte le nostre impostazioni, quindi il display, eccetera, eccetera, wifi, cioè è proprio come un tablet messo lì. Di notte fa un effetto bellissimo, sono contento di averlo installato, anche perché non, cioè, fa la sua figura, secondo me. Praticamente vedo in questo modo e comunque è lì. Perciò è davvero davvero molto comodo, anche per un lato passeggero, per farvi capire, lo vede molto bene ed è bello. Quindi spero che questo video vi abbia intrattenuto per qualche minuto, se non siete iscritti, che ve lo dica fa.